Bentornati a una nuova partita di DDM. Oggi siamo qui con Yugi contro Seto e invece la nostra giuria, il grande Joy, che sarà il nostro judge per l'occasione. Giudice di pace sarà. Vediamo se sarà bravo Ma di pace non lo so perché potrei accoltellare tutti, però di guerra allora. Vediamo chi vincerà questa lanciamo battaglia. il dado però normale per vedere chi inizia. 6 a 1. Quindi guerra, penso. Parto io. Esatto. Iniziare lei, signor Kaiba. Ok, parto subito con un triplo 2. Beh. Ok, subito evocazione con due crest d'attacco e andrò a giocarmi una pedina Già parte forte. fondamentale per la mia strategia, che è il drago strisciante. Lui blocca i Blocca le zone spendendo, ti dico subito, 2, 4 due di magie, magia, mi 4 magie. 4 di magia, sì, blocca dei quadrati del dungeon. Tiro ancora da 2. Cos'è 2 magia quello? Boh, secondo me, beh sì. E in Sì, due teoria magie, girava, sì, due andava. magie. Sì, Ok, prima magia. 2 magie e poi direi che ho finito perché potevo evocare di nuovo, ma nulla. Ok, inizierò io evocando, cioè tirando prima di evocare, 3 dadi da 1. Cosa evochi, Yugi? Il soldato di pietro? Posso, allora, quindi intanto un movimento e poi posso evocare da 1. Evocherò il mio Darkfire Dragon e lo Ah, è un evocherò. livello 1 quello. Esattamente. Occhio. Allora, lui tra l'altro al costo. Ah, e quando evoco posso aggiungere un Progress Crest ai miei Quindi va a 2 di scambi. movement. Esattamente. Poi con una magia guadagna una volta per turno l'abilità di volare. Ok. E ha un 20-20-10. Un bel mostro livello, uno di quelli di livello uno più forti D'accordo. di attacco. E D'accordo. poi no, posso ancora tirare un dado e tirerò da 4. Da 4 e stai attento che se esce doppio 4 poi non ti esce più Ci per tutta sono la partita. state momenti in cui non uscivano, ogni riferimento è puramente casuale. Ed è È uscito, uscito! però due movimenti, dai, ho E fatto niente, una non bella ti uscirà scorpacciata più. di movimenti. Non ti usciranno più. Adesso secondo me continueranno ad uscire le evocazioni da 4 per il signor Seto che Non ti preoccupare, a me non bastano. commento la sua fortuna. A me bastano quelli da 3. E infatti evoco con altri 2 di magia, tra l'altro. Molto bene. Allora, io non voglio partire subito forte, però voglio andare avanti. Mi creo una staccionata diagonale così. E tiro di nuovo. Ah, scusate, lo devo Evochiamo anche però perché evocare, qua va bene mettere il effettivamente. dungeon, però Andiamo di Urabi, Urabizor. Che ha 20-20-10, se non erro. Yes. Andiamo ancora di livelli 2. Hopla! E con altri 4 4 di magie. magia. 1, 2, ah, scusate, 1, e vado a 8. Ma io ne userei subito 4 per andare a bloccarti una zona. Che può essere questa. Va bene, non mi farei andare da quella parte qui. E termino. Ok, tocca a me. Tirerò da 3 dadi da 3 dadi da 2. E puoi evocare E poi due attacchi. con due Un attacchi, attimo, sì. due attacchi e poi evocherò un altro draghetto, il Vai. Blackland Fire Dragon. Evocherò. Attenzione, si avvicinano subito. Purtroppo lui però, anche se ha le ali, non ha l'abilità di volare. Però vabbè, comunque è un 20-20-20. Molto bene. Poi posso ancora tirare e tirerò da 4. D'accordo. Attenzione, doppio 4 ancora per Doppio lui. 4 incoming. Triplo 4. Triplo 4 dice. Doppio Doppio 4. 4. Non difesa. Avrebbe già potuto vincere la partita, vabbè.
e invece sappiamo già come andrà a finire. Ti evocherò io il 4. Esattamente, probabilmente finirà così. Passo, signor Seto. E proviamo subito la fortuna, allora. Vabbè. È un 4, un attacco e una difesa. Molto bene, ci riproviamo. Guarda come si guardano Rabi e Elder. E nulla, un attacco e una difesa, ok. Poi uso altre 4 di magia per bloccare la zona. Allora, per bloccare... qua. Ok. Direi. Vabbè, io qua non ho più da tirare nulla. E termino. Ok, tirerò... Vorrei tirare da 4, ma ovviamente se lo faccio adesso non escirà mai doppio 4. Tirerò... E chi lo dice? Magari... Tirerò ancora da 2. Potrebbe uscire un doppio 4, in realtà. Doppio 2. Doppio 2 e 2 movimenti. Abbiamo fatto un sacco di movimenti. E poi evocheremo questa volta un Invincible. Ok, quindi doppio 2. Lo evocherò così. Sì. No, non posso, scusate. Questo, ecco. Ok. Evocherò Zombira l'oscuro. Praticamente lui ha l'abilità di tunneling. E usando 3 trappole praticamente si pompa di 20 di attacco e di difesa, però quando l'attivo metto un segnalino da, quindi perde 10 di vita. È come praticamente l'effetto, okay, di quello. Sì, sì. E poi quanto ha Urabi, scusa, di 20 attacco, 20 vita, 10 difesa. Ok. Direi che devi tirare ancora. Ah sì, scusa, è vero. Questi sono via. Ora tirerò da 4, ovviamente. Uscirà doppio 4. Io già mi tengo lì con l'idea di io mettere solo un segnale. Ma non ci credi? No, 4 movimenti, vai full. E una trappola. Poi è strano, perché gioca trappole se potenzia l'attacco? Non si capisce. Perché dovrò, secondo me, aspettarle. Sì, perché non, credo che non attivi quasi nessuno effetti con le trappole. Sono no, un sacco. La gente ci sono, ci sono. Magical abbiamo... Dragon. Ah sì, c'è Magical Dragon. Sangan, Magical Dragon, qualcosa Ninja. Sì, dai, sì. Sacco, nel turno dell'avversario il Gearfree di Iron Knight, Ansatsu, come già detto da Seto. Poi potevano potenziargli piuttosto la difesa, allora gli facevano perdere 10 di vita, cioè potenziavano di 20 la difesa e perdeva di 10 la vita. Vabbè. Allora 2, 4, 6, 8 posso già arrivare al mostro, posso già arrivare avendo tunneling, ti passo sopra. Sì. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì. E arrivo qua. Sì. Quindi 8. Sì. E attacco il tuo Crawling Dragon. Spenderò uno di difesa e subirò 10 danni allora. Ok. Perché tu non puoi pagare 3 per potenziarti da 3. Però no. Prego. Tocca a lei, signor Seto. Ok. Proverò a giocare dadi da 3. 3 più movimento. Molto bene. Giocheremo allora qua. Ed evocherò Jakuten no Megami, la sua prima apparizione nelle nostre partite. È un 20-20-30. Con 4 magie posso sacrificarla e tirare nuovamente il dado. Ah, proprio sacrificare lei? Sì. Da 4 però mi sembra che tiri il dado. Aspetta che... adesso valutiamo. Beh, comunque devi tirare. Sì, sì, ritira il dado. Mi sembra che tiri quelli da 4. No, no, spende 4 magie. No, e ritiro il dado. Ok.
credo quello che voglio, quindi va bene. E gioco adesso i livelli 2, cioè tiro i livelli 2. 4 attacchi. Vado a 8. Ok. Quindi con uno mi muovo di giacutenno e mi sposto davanti allo zombino. E mi sposto davanti allo zombira. Ok. Poi, quindi attacco con giacutenno lo zombira. Difesa. E toglierei 10. Sì, ti toglie 10. 10 di vita. Vado al 30. Vai al 30. Di vita. Esatto. Con un attacco di Crawling Dragon, che anch'esso. No, quello ha 10. Vabbè, ti fa altri 10. E quindi vado a. È uguale alla fine. Sì, perdi altri 10. E passo. Ok, tocca a me. Fortunello è il nostro seto. Potevo scendere di Urano. Ma non hai movimento. Sì, però fare altri 4 di movimento. Però penso Fortunello, perché quel movimento ti ha permesso di arrivare di Giacutennu. Sì, sì. Sì, ma adesso probabilmente arriva di Giacutennu. Dipende cosa vuole fare lui. Se vuole farmi fuori il mostro o colpirmi il monster. Nel mentre io seleziono dadi da 3 per tirarli, vediamo. 3 e 2 attacchi. 2 attacchi. Ah, puoi attaccare. Ah, ok. Beh, anche prima avresti potuto. E poi ritiro ancora da 3. Come hai potuto? Movimento e attacco. Vabbè, niente di che comunque. Beh, mi muovo col tunneling dietro il tuo... Ah, vieni avanti? Sì. Cioè, con due movimenti, esatto. 1 e 2. Ok. E uso un attacco per attaccarti il Monster Lord. Ah, mi lasci in vita il mio drago. Mossa azzardata, oserei dire. Lo so, però è meglio. Non hai più difese, zombira. E ero mai sacrificato. Piuttosto, prima di lasciarci, infliggerò una ferita al tuo. Ma potresti farne anche 2, perché fa solo 10 danni il mio drago. E quindi passerò il turno, prego. Però non ha il nostro. Prego, lanci dali, ma il nostro Yugi non ha difese. Lo so, quindi... ma lui ha ancora 20 di vita. Sì. E non gli faccio sì, 20 di danni. Sì, sì, sì. Ah, beh, il Monster Lord effettivamente può attaccare. Sei stato uno scellerato, Yugi. Tiro da 2. 2 di movimento e 2 di magia. Ok, va bene, proviamo a ritirare da 2. Due e quattro attacchi. No, sì, cavolo. Full attacco e niente. Ok, non evoco sto giro. Allora, attacco di Monster Lord e ti faccio 10 danni su zombino. Poi mi giro di Crawling Dragon. Dovresti spendere di altro. No, spendo di giramento di girata. Se è uscito un livello puoi girare il mostro. E non, se non hai evocato ed è uscito un livello puoi girare il mostro. Simpatico il mostro. E attacco anche con Crawling Dragon. Quindi il zombie ci lascia purtroppo. Però dai, hai fatto il tuo sporco lavoro. Si rigira perché è uscito 2 volte il livello. E penso se spostarmi. Sì, con Urabi mi sposto di 2. Ok. No, non so se ha molto senso. No, lo lascio così. Termino. Ok, tocca a me, tirerò ancora da 3. Vai. 3. Vabbè, quello era un 3, sì. E 2 movimenti. E ritirerò ancora da 3. Movimenti 3. Quanto ha? Da quanta difesa hai tu? 1 e Urabi c'ha? C'ha 20-20-10. 20 vita, 20 attacco, 10 difesa. E direi che passerò il turno, visto che ho tirato già 2 dadi. Ok, vado di triplo 2. E faccio 2 movimenti, 2 magie, se non erro, sì, e nulla. E un 2. Quindi posso girare un mostro. Posso ruotare su se stesso un mostro.
l'attacco eterno può fare un movimento. No, provo a tirare il 3, dai, vediamo che cosa esce. E tiriamo il 3. Allora, sono, penso, due trappole, facciamo. Sì, due trappole, esatto. Due trappole, due movimenti. Uno, uno. Ok. Ah, per uno non posso arrivare con un rabbi, se no ti avrei sfregiato il tuo drago. Molto male. Allora, già che ci siamo, potrei... In realtà ci penso. Potrei, in realtà, non avendo evocato nessuno, no, va bene così, sacrifico 4 di magia e metto un altro blocco. Metto un altro blocco. Qua. Ok. E no, beh, termino. Ok. Ritiro da 3, ci provo. Due attacchi in movimento. Aia, arrivi prima tu. Tirerò da 2 stavolta. E puoi evocare con due magie. Due magie non ne avevo ancora. Optimus. Evocherò l'ultimo mostro. Due che mi rimane. E lo evocherò. Ah! All'attacco, all'arrembaggio. Stai venendo nella tana del... che mi ha messo tutto bello calcolato. Quel blocco. Quello è bello, quello è... Questo non, non arrembaggi lì. Com'è che si dice? Non... Non si per andare... No, per andare all'arrembaggio uno deve... Attaccarsi. No, però... Non diciamo se... anche a cosa. Evocherò no, Shadow Ghoul. No, c'è il termine specifico. Non mi viene... Shadow così. Quindi praticamente guadagna 10 punti di extra di attacco per ogni mostro distrutto, quindi per ora c'ho il... Ma penso solo per ora o... È... No, no, per... No, si potenza. No. Cioè, ogni volta, quando ne abbiamo uno... va bene, quindi è un... È un... 20. 20, 20, 30? Ancora, sì, posso ancora tirare e tirerò da 4. 30, 20, 10. 30. 30, 20, 10. Ah, sì, adesso, ok. Ho chiesto adesso, sì, ovviamente. Sì, sì. Tiro da 4. Dai, due difese. Un attacco, due difese, non male, effettivamente. Adesso puoi difenderti. Un attacco, esatto. Ok. Sì. Allora... È il momento di circondare l'Urabi. Allora, intanto... Se ci riesci. Bello veloce. Cioè, Chris Pratt potrebbe essere blu lui. È perché ha visto Jurassic Park. Ah, ok. Ah, blu, certo. Quindi? Potrebbe essere anche il figlio. Non mi ricordo se era figlio o figlia. Non mi ricordo più. E quindi vado avanti di... Lui c'ha... Non ho tunneling, quindi mi muovo di 2. Sì. E ti attacco il l'Urabi. Difendo. Okay. E prendo 10 danni. E poi mi sposto di... No, vai, passo. Ok.
Parto subito fortissimo, tiro i 4. Due movimenti, una difesa che mi rientra e un attacco. Ok. Poi forse mi conviene evocare, inizio ad avere troppi mostri. Troppi. No, non è vero, non hai troppe crest. Però proviamo il triplo 3. E via. Oh, niente, un altro movimento e due trappole. Non male. Non ho magie per bloccare altre zone, quindi inizierei facendo un attacco di Urabi sul Tokyo. No, ma in realtà non lo so. Sì. No, sul sì, su lui, sul demone fantasma. Una difesa. Sì. E prendi 10. 10. Ok. Quindi rimani a 30. 20 di vita. 20, giusto, 20. 20 di vita. E mi sposterei di 4 con Giacutenno che arriva davanti al demone fantasma. E con un'altra di attacco, con un altro crest d'attacco, ti attacco con 20. E penso che tu prenda altri 10 minimo. Sì, se uso la difesa. Se usi la difesa. 10 di vita. Ok. E penso di aver finito. Ok, tocca tirarla da 1. 3 dadi da 1. Sì. E niente, non si evoca. No, sì, invece. Una difesa. Due difese. Ah, scusa, non l'ho visto. Due difesa e una, evocherò un mostro. Va bene. E lo evocherò. Lo evocherò. È forte l'alfumista. Sì, 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 lo evocherò. In questo pochino. È alfumistico. Ok. Praticamente lui quando viene evocato tolgo 10 tutti i mostri sul mio terreno, cioè tutti i miei mostri sul terreno, un damage marker, quindi 10, per cui il mio Shadow Bull. È il dono dell'elfo mistico. Esattamente. Forte su di DM il nostro sì. Elfo mistico rispetto al gioco, che è forte per la difesa sul gioco, ma no effect. No effect. Sì, infatti. Tirerò dadi da 4. Vai. Attenzione, doppio 4 ancora. Prima hai evocato. Infatti. Lo so. Vuole sfidare la sorte. Devo fare un po' di... Niente, magia, trappola e difesa. Ok, un po' tutto. Magia, e trappola e difesa. Oggi le trappole, di solito ne faccio tante, ma stavolta zero per il mio povero zombie. E... non arrivo al tuo Rabbit, peccato. E ti attaccherò... 2, 4, sì, no, c'è. E ti attaccherò... L'Urabi c'ha 10 di danno. Quanto ha la Giacutenno? 20, 20, 30. Abbiamo livello 3. Un po' bulchina. Sì. E ti attaccherò, allora mi si gira. Ti attacchi Urabi? Sì. Con un crest di attacco. E niente, ci lascia il primo mostro mio. Urabi ha fatto bene il suo lavoro. Peccato che non si potenzia per i mostri distrutti in generale, ma... Vabbè, sarebbe... No, è giusto perché sono i mostri i tuoi mostri... vanno a potenziarlo come nella carta. Non lamentarti, è giusto così. E per poi... una volta che hanno gli effetti giusti. Passo è uno dei pochi mostri che ha l'effetto vero. Esatto. Vabbè, anche Zombira più o meno, che lui si potenzia e perde la vita, è giusto che lui si sposta. No, lui viene evocato. No, lui no, le partiva l'attacco. Sì, perché nel gioco non si potenziava. Anzi, forse il Sangha è quello che ha un effetto simile alla realtà. Il Sangha, sì. L'effetto uguale. Vabbè. Esatto. Prego, signor Seto. Tirerò un triplo 3. Per evocare un 4. Doppio 3 e un movimento in realtà. Quindi evocherò un 3. Ed evocherò un bel 3. Ok, userò questa piattaforma. Ed evocherò
ed evocherò il Kairyushin. I suoi denti. Che è un 30-20-20. E lo sposto con 3-4-5, quindi vado a finire con... Ah no, ma devo ancora, scusate, devo ancora tirare un altro dado. Va bene, allora... tirerò dei dadi di livello 2, due magie, non male, sì, bene, non è un problema. Ho evocato uno da 3, quindi... Esatto. E nulla, allora, sposto sempre di 5, come già detto, e vado qua dietro al... Sei accerchiato dal blu, guarda come lo dietro sta al demone muore. Fantasma, e gli morsica l'orecchio! Il Kairyushin con un crest d'attacco e con i suoi venti. Beh, decidi tu se parare. Ok, e ne spenderò un altro per la Jakuten Ogmegami, che tira una bastonata in testa al tuo demone. Beh, e lo spazza via definitivamente. Ok, un altro mostro abbandona il dungeon. Ok. Ok. Penso che toccherà. Credo di terminare, sì, termino. Tiro da 3. Ah, due attacchi. E poi ritirerò. No. Ritirerò da 3. Due trappole e un movimento. Il 3 oggi non ti esce. No, infatti. È uscito sempre a me. Finora. Vabbè, mi sposterò di 3. Attenzione, il drago contro il... Ah, drago acquatico contro il drago volante di terra, esatto. Delle terre desolate. Ti attacco con... quindi, lui ha 20. Sì. Lui c'ha 20 di attacco, esatto. 20 di attacco. No, prendo 20 di danno. Ok, quanto ha? 30. No, non sulla... Scusami. Sulla qua riuscì. E va a 10 rimanenti. Ok. Io ho tirato già due dadi, quindi purtroppo... mi passerò da tutto miseramente. Quindi tocca a lei. Va bene. Tirerò dei livelli 4. Dei dadi da 4 stelle, quindi a livelli 4. Ed è uscito 4! Sì, ma come mai? Con una trappola quindi anche. È una trappola, sì, molto molto bene. Però vabbè, non ho grandi scelte io qua. Posso fare un... Posso aggirare questa zona così, magari. No, così non sarebbe male. Quindi scelgo di evocare Mighty Mage qui. È piccolino, ma... Piccolino, ma... devastante e malvagio, infatti due bambini, i due bambini sono lì. Esatto, farò così e sposterò la fanciulla in questa posizione. E poi farò volare il tuo drago da qua. Lo farò volare qua dietro, a difesa del tuo Monster Lord. Ok. Poi tirerei ancora i dadi per capire qual è il mio destino. Ah, giusto. Sì, sì, scusatemi. Per attivare l'abilità devo spendere qualsiasi, quindi vabbè, facciamo un attacco. E poi, utilizzando una magia, lui potrà attaccare da due caselle di distanza. Ed è un 50 di vita, 30 di attacco e 20 di difesa. Riprovo con... non lo so, con il 4 dai, per fare un po' di crest. Tripla trappola, va bene. Come non detto. E nulla, non ci arrivo però alla signorina. Mi spiace per lei, non posso andare a trovarla a casa. Sì, non... E... beh... termino questo punto. Ok,
Proverò da 4. Vai. Mi spinge che non riuscirò ovviamente a evocare da 4 perché vabbè, prima ne ho capitato. Una difesa e due attacchi. Tirerò da 3. Ci riprovo. Niente, un movimento e un attacco. Un movimento e un attacco. Sei due dadi. Sì. E dato che mi hai spostato il mio draghetto di è là, volato. Vedi, non ha flying ma vola. Che misteri della vita. Che misteri della vita a te, ma sai che non si sa ancora come abbia fatto. Dammi alfa mistica. 20-10-20. Beh, i suoi sporchi i punti di attacco li ha. Pensavo che avesse 0. No, beh, 0 solo chi non attacca. E... come lo scudo. Però... esatto. Direi che mi muovo di... ah, scappi! 2. Scappi dal piccolo mago, hai paura! Sì. Che ti tiri una bastonata in testa. Lei però è un villano, si attacca una povera fanciulla, signor Seto. Guardi, quindi passerò miseramente un altro turno in cui non ho vocato. Mighty Mage è asessuato, non puoi venire a dire che è macista. Tirerò i dadi da 3. Ah, da 2, pardon, tirato a caso. Guarda, 2 di magia. E ci stava se evocando. E 2 di attacco. Faccio triplo 2. Ho detto lancio i dadi da 3, faccio triplo 2. Tiro ancora un triplo 2. Ed esce 2 più 2 di movimento. È quello che volevo proprio. C'è ancora mostri da 2, eh? Sì. E vado anche a rigiocarmi. Quindi vado a cambiare il colore delle pedane per bloccare la tua zona. Non passerai più. Questo è il muro di Berlino. Allora, l'Armored Zombie è un mostro che ha 10 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa. Con 2 trappole lo sacrificherò e tu non potrai muoverti fino alla fine del turno. Or dunque, sposterò di 2 il mio Mighty Mage, che con la sua abilità... pagando una di magia, attaccherà, ma devo anche attaccare, penso. Certo. Sì. Quella attacco è anche. Il poter attaccare. Esatto, l'abilità attivata. Di 2 caselle di distanza attaccherà il Mystical Elf. Lei, il Mighty Mage ha, scusami, 30. No, allora, c'ha 30 di attacco, quindi se difendi non... No, no, c'ho 20 di difesa. C'ho 10 di attacco. No, 20 di vita e 20 di difesa. Ah, è vero, 20-20, è vero. Sì, 20-20. Resiste per un attacco. Sì, perché lui faresti 30 e sì. Lui invece può fare 20-20, quindi sì. Uso un crest di difesa. Nulla. Io questi sono ancora qua e passo. Tirerei da 4. Prima stavo sprecato tutti i lucky e lucky dell'armatura. Citando One Piece. Vai. Tempesta oggi. Tempesta. Ero elementale. Tempesta potente. 2 trappole. O ero elementale. Una tempesta potente, mi sa. Beh, no, potente no. No, dai. Potente no, però. È un giant return. Sì. Neanche così forte. Non ritiro da 3. Sì. Oggi, no, il 3 non ti esco. Anche 4, perché il 4 ho sprecato tutti i 4 prima. Sì, è uscito, è un movimento. Attenzione. Puoi evocare. Dai, che io ho quasi finito i mostri. Su. Beh, sei un po' bloccato a dire la verità. Lui è esagerato. Eh sì, perché lui adesso vedi i pallini. Mm-hmm. Lì in base ai pallini. Quindi è un po' ingranato. Neanche, sì, sono un po' bloccato. O gioca di là, dall'altro lato, però. Qualcosa. Non so se gli convenga. Ed evoco Anatema del Drago. Il grandissimo. Che ha l'abilità di volare. Ah. Ed è un 20-20-20. Ok, un 20-20-20. Però non ha effetti. D'accordo. E... mi muoverò di 2. Ok. Adesso bisogna vedere cosa mi esce. E passo.
Ok. Proverò a giocare ancora un 4, vediamo cosa, se riesco a giocare un mostro. No, due difese però non male e un attacco ancora. E dunque quasi quasi io giocherei ancora, cioè giocherei, userei un triplo 2. 2 2 e 2 di magia. Hai finito? Non evoco, però posso usare le abilità dei miei mostri. Non ora, cioè non ora, inteso. Userò 4 crest per il, con il mio Crawling Dragon e ti bloccherò la zona in questo punto. Ok. Poi io ho un movimento. Direi che passo. Ok. Tirerò. Tirerò da 3. Tirerò i miei magici dadi da 3. E niente. No, evocherò un movimento. Un movimento. Evocherò un movimento. Evocherò un movimento, esatto. Sta evocando un movimento. Vediamo che movimento evoca. Che simpatico. È un movimento di movimento o a volare? Sì, lì ci puoi, lo puoi mettere. Ah, anche. C'è un movimento. Sì, anche lì così. Ed evocherò. Yeah. Ah, il Senkenjin. Attenzione. Se ha due o più danni, sì, va sì, a sì. 30 di difesa, ok. E poi. No, io sì. No, io già. No, era il primo dado adesso. Sì, sì. Penso di sì. Tirerò da 4. Sì, ovviamente uscirà. Triplo 4 uscirà. Triplo 4, beh, sì, onestamente. Una partita fair questa, dai. Ah, un po' di tutto. Magia, magia, trappola e difesa. Trappola. Ok. Passerà il turno, dato che ho poco movimento. Ok. Non riesco a ucciderti il Quirishi, veramente assurdo. Colpa del tuo mate. Tirerò dei livelli 3. Ok, ho fatto un movimento. Due trappole e un attacco. Quell'attacco, esatto. Ci riproviamo? Dai, riproviamo. Tre, tre e attacco. Attenzione. Posso evocare. Ah, questo c'è. Vediamo cosa mi offre questo. Così no, non sono... No, così. Ti sei bloccato tu lì. Così non sono... Non sono... Collegato. Sei fuori. No, sì, sai no. Che è l'unico che può usare così, quello. No. Ah no, sì, quello sì sì. Sì, sì, lì può. Ti blocco tutto, Così non sarebbe una brutta mossa. Posso evocare un 3, abbiamo detto. Ed evochiamo la Pendulum Machine con i suoi potentissimi 20-20-30 di difesa. Si guardano. E devo tirare ancora? Non mi ricordo. No, perché... o sì? No, devi tirare... No, è già tirato, questo è il secondo dado. Sì, ah sì, perché ho fatto un movimento prima, esatto, quindi sì, esatto, cioè ho fatto uno di movimento. E però è brutta perché ho solo due di movimento e non ce la faccio. Tu hai due di movimento e... Sì, anch'io sono un attimo un po' bloccato con i movimenti, siamo un po' imballati qua. No, direi che... termino, ho solo due di movimento e non so dove tu voglia andare. Vai, tirerò da 4. Vai, attacco, attacco magia trappola come prima e tirerò ancora da 4. Vai, 4 difesa trappola. Inizia a fare trappole. Onestamente me ne infischio.
e di Kaiba contro io. Sì, assolutamente. Come sempre, sempre cattivo, Seto. E quindi passerò il turno. Ok, va bene. Allora tirerò qualche livello 2, così per fare un po' di crest cam. No? Qui, sta. Due attacco, due magia. Non male. Ci riproviamo. Due movimento, due vocazione potrei fare, ma non ce li ho, vabbè. Sono già stato abbastanza fortunato. Sono nato fortunato, ma io mi sposterò di 3 con la Pendulum Machine. E con un attacco proverò a colpire il tuo Sengenjin. Vabbè, userò un cast di difesa. Ok, molto bene. Quindi direi che termino. Ok, tiro da 4. Sì. Due movimento. Un movimento e due trappole. Due trappole e quindi vado full trappola. Tiro da ancora da 4. Due movimento. E una magia. Due magie. No, una. Ah, sì, scusa, sì, l'altra. Sorry. E quindi magie, non movimenti. Sì, scusa, questa era qua. E magia. Non mi sta gabbando. Scusate, signor Yugi. Volevo fare uno spettacolo di no, magia. No, sei sempre cattivo con me, signor Yugi. E ti attacco col Sengenjin, così usi un po' di... Sì, difendo, esatto. Semplicemente. Okay. Vediamo chi li finisce per primo. Esatto. Termini? Sì. Andiamo di triplo 2 allora. Vabbè, è uscito un attacco, quindi vado... L'attacco finisce così. Provo allora a giocare... Ancora un triplo 2. Un doppio movimento e si va. Allora, doppio movimento. Molto bene. Vabbè, innanzitutto attacco con la Pendulum Machine, il Sengenjin. Faro, con la difesa. D'accordo. Poi, non ho fatto molto altro. Passo. Ok, tirerò, ci provo. Da 4 che non vale più uscire. Due movimenti. Due movimenti e due trappole, vabbè, trappole sì. Ma tanto non ti servono nemmeno. Sì, come sempre. Una volta che avevo giocato con me. Ah, lo zombiro, sì, ti servivano prima. Stavolta provo da 3. Sì, provo da. Da no, provo ancora da 4. Vai. Per due di movimento, una magia. E una magia. Niente, perché tanto la trappola non vale. Cosa fai? Allora, innanzitutto ti attacco ancora con il... Difendo. Sengenjin, un okay. Tank contro un tank, esatto. Vediamo chi ce la fa prima. è la classica puntata Metapod contro Metapod. Rafforzatore. Io gioco rafforzatore. Hai tre difese comunque. Vabbè. E poi mi sposto di... Hai 10 di movimento, attenzione. 3, quindi sono... 6 movimenti. 6. 6 movimenti. E ti attacco il Mighty Mage con il mio... usando un crest. Con il mio anatema del drago. Lui c'ha 20 di attacco. Prendo 20 di danno. Ok. E passo il turno. Prego. Ok, proverò a evocare un livello 4. 2 di movimento, 1 di attacco. Visto, tanto l'evoca dopo. Lo e niente, ok. E poi ci riproviamo. Eccolo che arriva il 4. È arrivato. Più 2 di movimento. Vediamo che cosa posso evocare ora.
mio caro Yugi. Evocherò da questo lato Desgardius, la bestia mascherata. Andiamo subito a controllare l'effettone del Desgardius. È un 30 di vita, 50 d'attacco e 30 di difesa, e con 2 di difesa, quando viene distrutto, posso controllare un tuo mostro permanentemente. Praticamente è come l'effetto originale. Però devi usare 2 difese. Sì, vabbè. Prima devi distruggermelo. Devo far usare le difese. Guarda, io adesso quello che so è che uso 3 di movimento e mi reco alle spalle del Sengenjin. Dopodiché... E con 50 d'attacco. Sì, 50 d'attacco, sì, sì. Però vabbè, lui poi si potenzierà di 10 permanentemente. Vabbè, vediamo cosa succede. Io inizialmente attaccherò con... aspetta, posso... Vabbè, tanto poi posso muovermi anche dopo, no? Sì. Attacco con la Pendulum Machine. Io. E ok. Esatto, la difesa. Attacco con Desgardius, sì, che ha 50, prendi comunque 30 di danno. Ok, e quindi si... Vai a 10 di vita. Attivo l'effetto, quindi si attiva da solo. Esatto, e va a 30 di danno. 30 di danno, scusami. E vado a 10 di vita di... con 30 di difesa. Esatto, esatto. E quindi pendulum comunque devi parare, perché sì, sennò. E non ho finito. Mi sposterò con 4 con l'Armored Zombie che va qui e attacca anche lui con i suoi 20 di attacco. Il tuo elfo mistico, che cosa fai? Difendi o sacrifichi il tuo elfo mistico? No, difendo. Difendi e finisci le tue difese, Sì. Yugi, molto bene. Allora, termino. Direi, ha fatto un po' di cose, signor Sergio. Tirerò da 4. Sei messo all'estero. Ho visto un 4 al posto di quella croce della difesa. Ho fatto una difesa. E magia, sono sicuro adesso di magia. Ritiro da 4. Oh, finalmente. Oh, evocazione! Aia! Però devi evocare in difesa, in teoria. Sì, praticamente. Se ci sta qualcosa. Sì, solo qua puoi evocare, penso. O lì in mezzo. Vuole suggerire al suo avversario. No, anche lì ci sta. Guarda lì. Evocherò Gaia, il cavaliere. È un 4 anche Gaia, non sì, Gaia praticamente è lui. Okay, okay. Sì, sì. È un 4 cani volanti. Esatto. Ed è un 40-40-20. Beh, non male. Ti attacco con il Sengenjin la tua macchina pendolo usando un test di attacco. Col Sengenjin. Sì. E ha quanto lui? 30. 30 di attacco. Sì. Difenderò con la mia ultima crest di defense. Okay, ottimo. Di defiance. Sì. Poi quanto gli è rimasto al Mighty Mage? Mighty Mage ha ancora 30 di vita. Ok. Può subire un danno ancora. Allora, prima di tutto mi sposto. Fermo. Attivo l'effetto speciale di Armored Zombie utilizzando 2 trappole. Nessun mostro si può più muovere per questo turno, incluso lui stesso. Ok, sono tutti frizzati. E alla fine del turno si distruggerà. Okay. È un sacrificio che devo compiere. E quando... Ah sì, no, lui quindi praticamente viene distrutto. Quindi poi se lo attacchi non... No, non ha senso. E quindi uso ancora un crest di attacco con il anatema per attaccarti il Mighty Mage. Ok, fa 10 rimanenti. Ok. No. E quindi passo il turno. Si sacrificherà il mio Armored Zombie. Il mostro in meno. Per una buona crest. Sì, quello sì, è vero. Anche perché non è che servisse. Vabbè, l'hai attivato nel momento giusto. Perché sennò era. È così. Era un macello. Servono le difese. Allora, tirerò i dadi da 4 perché devo fare un po' di tutto qua.
Tiro i dadi da 4, vediamo se mi esce qualcosa. Sì, difesa! Una difesa e un attacco, se non erro, sì. Non abbiamo mai attaccato così tanto in una partita. Sì, infatti, cioè, stiamo finendo l'attacco già, siamo molto passati dalla prima alla seconda guerra mondiale. Di solito facciamo mostre da prima guerra mondiale, molto da trincea. Trappola, due di movimento, che non vanno mai male, nulla. Vabbè dai, ho rifatto qualcosina, niente di che. Allora, innanzitutto facciamo fuori Seng Engine con un attacco di Death Guardius. Ok, fa ancora 50, quindi 30 di vita, no, sì. Sì, 50 di danno fa, cioè 50 d'attacco. Anche se hai 30 hai 10 di vita, quindi non cambia. E vabbè, lo lascerei lì, mi dovresti far 60, sembra un po' troppo. Ah, cavolo. No, ma lui aveva detto, no, è giusto. E dovrei spostare secondo me il Mighty Mage di 1-2, quindi di 2 qua, perché devo scappare. Non ho magia per bloccare altre zone, cavolo, se no ti mettevo molto molto in difficoltà. E ho pure sbagliato in realtà. Vabbè. Diciamo che ho finito. Ok, tirerò da 3. Tre movimenti. Forte. Vai a 7. 7. Hai fatto 3 per movimento. Sì, sì. Sì, pazzesco. Mai fatto una cosa del genere. Vabbè, oddio. Non so quanto ti serva evocare, sinceramente. Cioè, tanto siamo abbastanza fermi ora. Però vabbè. È meglio fare 3 movimenti, intendo dire. A questo punto. Sì, no, infatti. Positivamente. Tira in campo. Tiri, signor Yugi. Tiro da 3 ancora. Sì, tanto più o meno uguale. Due movimenti e un attacco. Vabbè, attacco mai da buttare via. Adesso stiamo attaccando tanto. Questi li tolgo e adesso facciamo un po' di casino. Quindi, allora, mi muovo di 4 con il Gaia. Sì. E spendo un attacco col Gaia. Lui c'ha 40 di attacco. Sì. Sul Descadius, sì. Ah beh sì, devo parare per forza, prendo 10 di danno. Ok, 10 di danno. Lui quanto ha di vita? 50? Lui no, 30, quindi 30. Ha 20 rimasti. 20 rimasti, sì. Poi? Vabbè, poi ti muovi con non so chi. Mi muovo di qua, cioè di 2, quindi 4 movimenti. Ok. Spendo un attacco per attaccare. Va bene, ci saluta il piccolo mago. Beh, anche lui ha fatto il suo sporco lavoro spostando col volare è difficile. È cambiato tutto quando è spostato lui. Lui era la quello centrale. L'ho tolto proprio perché era troppo forte. Un 20-20-20 mi sarebbe. Non avevo abbastanza risorse. Forse anche la macchina pendolo prima o poi. Andiamo, dai, che sennò non finiamo più. Tiro del triplo 4, tanto non esce. Ecco, infatti, un po' di trappole, un po' di attacco. Mi serve la difesa o il movimento. Ups. Movimento. Due movimento e una trappola si fu. Ho sentito un lieve dolore dalle spalle. 20 di difesa, 40 di vita. Iniziamo a frustare il Gaia al cavaliere con 50 di attacco. Penso che tu andrai a 10 di vita rimanendo. Usando, sì, un crest. Però peccato che morirà al prossimo turno il mio Death Guardius senza poter fare molto altro. Mi spiace. Anche se lo sposto non scappo. L'elfa mistica messa lì comunque è qualcosa di... Il mio effettone. Anche lei sa perché è lì. Direi che funziona. No, non posso fare altro, vai. Ok, tiro ancora da 3.
un movimento e un attacco, ottimo. Tirerò da 4 stavolta. E ormai mi sa che ce la giochiamo con questi. 4 movimento. Sarà dura cavare qualcosa di utile tra nei prossimi lanci. Allora, quindi iniziamo innanzitutto. Spendo un attacco con Gaia sul tuo Desgardus. E non potrei attivare l'effetto perché non hai niente i sufficienti segnalini. Ok. Poi e non posso neanche attivare l'effetto, ed è una sciagura. L'ho calcolata non posso, male. Non ci arrivo con il con l'anatema perché che sarebbe servito a così. Certo, gli rubavo un mostro, però. Beh, se gli rubavi il mostro davanti al Monster Lord andavi e attaccavi. No, beh, ma il turno dopo era bello che è finito. Dato che non ho sufficiente movimento per il. Devo prendere piuttosto il drago delle terre bruciate. Però vabbè, tornava indietro col Gaia comunque. Cioè, sarebbe stato bello prendere il Gaia full life e farglieli fuori tutti. Perché anatema ormai è un carro armato lì. Quanti movimenti? Penso che lo muoverà più. Due, posso ancora muoverlo. Sì. Quindi mi muovo di. Tu hai due movimenti, quindi mi muovo anche di uno. Sì. Ok. Perché quello ha 10 di vita, giusto? Però vabbè, sì. Ha 20 di difesa. Cioè, comunque non riesco. Nella difesa. Ah, perché non ha difese? È vero. Vabbè, tanto io andavo sulle magie questo giro. Passo, ok. Tiro un po' di due. Attacchi. No, 4 attacchi. Molto full, bene. Sì. Ok. 2-2, due movimenti, penso. Due movimento. E nulla, vabbè, posso avanzare quasi con la pendulum, sì, oppure con la brutta storia, no, ti devo buttar giù, c'è l'anatema che sta guardando il nulla è lì che guarda. Vabbè, avanziamo con la pendulum e con 3 attacco con 1 e direi che sì, finisco il Gaia. No, sei arrivata anche lui ha fatto il suo sporco lavoro. Esatto, sei arrivata la mia regina. Uno a testa. È la regina comunque. Lei la mette di tutto. Turni che giù. Vai. Tocca a me. Tiro da 4. A 4 addirittura. 2 movimenti e una trappola. Esatto. Ormai io non ne attivo più, quindi è inutile anche. Tiro ancora da tenerne conto, secondo me. Lui non attiva trappola. No, tiro da 3. Ok, movimento, attacco. Beh, dai, attacco non è rimesso benissimo. Esatto. E quindi farò. Quanto gli è rimasto? No, lui è full, 20-20-30. Sì, Kaioshin. Kaioshin è a 10, 20, 20. Sì, no, se attacchi me lo fai fuori. Con quello. Devi giocarne 7. Aspetta, sto vedendo 1. 7. No, 7 va più. Sì, è uguale, 1, 2. Sì, è uguale, uguale. Mi muovo di 7. No, così sono di più, secondo me. Ah, 7, sì. No, adesso quello è dietro. Solo questo qua, sì, sono sempre 7, 2, 4, 6, 7. Sì, 7. Vai a 1. Esatto. E attacco. Quindi un crest di attacco e ti uccido la pendolo, che anche lei ha fatto il suo sporco lavoro. Maledetta. La protetta. Adesso sono messi male. Io sto puntando tutto sull'elfo mistico, No, scherzo che fai troppo come me. Vabbè, ma è forte, comunque è 40 devi fargli per vabbè, oppure 20 senza difesa. E poi. Ah, posso fare un'altra cosa. Aspetta. Sono 2, 4, quindi sono 8, 2, 4, 5. Se fai. Quanto ha? Ah no, ma tu sei a 1, hai fatto 7 movimenti. Ah, scusate, sì. Vai a 1. Sì. E poi passo.
Due movimenti, due magie. Oh, finalmente un po' di quello che volevo. Cioè, fossero usciti prima queste cose. Riproviamo. Due attacchi. Vabbè. Niente di che. Ok. Ok, 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 ok. Innanzitutto, no, ci provo, ci penso in realtà, perché su questo lancio finale... No, dai, va bene. Io uso quattro magie con l'effetto di Crawling Dragon. Blocchi quindi una zona. E ti bloccherò. Ti bloccherò. Sì, beh, allora. Non è chissà cosa, tu hai quello a T, per dire. Ti puoi mettere lì. Vabbè, se ti blocco... Beh, no, sì. Guarda, forse quello qua è più cattivo. Mi sposto di 3. Avanzo col Kairi Ushin e attaccherò l'elfo mistico, che facendolo fuori definitivamente. Termino così il mio turno. Okay. Penso che stiamo per arrivare verso le fasi finali del duello. 3 contro 3. Tiro da 4. Vai. Da 4. Niente, magia trap, niente. Magie sono tutto full, ok, era tutto full. Quindi. Ritiro da 4. Ok. Evochi. Posso avere due movimenti. C'ho ancora un bel 4. Ah, non sono riuscito a bloccarti prima del tempo. Ok, ti metti in difesa. Evocherò. Eh sì, no, l'unica che posso fare perché mi hai bloccato le due zone. Sì, beh, ma tanto più o meno non cambia niente. O come ti avevo detto prima, ti mettevi qua, ma poi mi fa un viaggio sì, della un follia. E... quindi mi sposto di uno. Non so quanto servirà quel dragone. Con il drago Blackland. Sì. E ti attacco. Ci saluta Kairi Ushin. Ha servito anche lui a lungo la nostra legione. E poi allora terminerà il mio turno. Allora, ci proviamo con un po' di movimento e magie, vediamo, dai, un po' di roba. Oh, 4 di... cioè, perché un lancio così non è uscito prima? 2 di magie e 4 di movimento. È un 2-2-2, posso evocare un 3. Evoco. Perché no? Dove posso evocare io? Facciamo... ops. Ah, io evocherei, sì, una roba qua così. Ok, evoco Jinzo! Jinzo annulla tutti i tuoi crest, trappola! Silenzia tutti i tuoi crest, trappola. Con ti due di magia. Tutti i crest nel tuo crest count. No, quando viene evocato le tolgo tutte. Sì, sono tutte. E con due le distruggo tutte. Esatto. Quindi tutti distrutti. Due sono già andate via tutte. Almeno li puoi rimettere. Tangi, esatto. A me era qualcosa da mettere. È vero. Ed è un 10-10-10. Sì. Ok, dopodiché ho finito. Ok, tirerò da... tira da 4. Il colpo del sole di Jinzo. Sì. Vai. 4. 4, due movimenti e magia. È una magia, su ritirerò da 4. Vai. Dai, così almeno rifai 10 crest di trappole, ma due con movimenti. Più difficoltà. E hai fatto ancora un 2 di 4. 4. Quindi ne ho 6. Cavolo, non c'è, non posso muovere l'anatema. Siamo abbastanza bloccati. Io sto aspettando. Vabbè, tu puoi attaccare in realtà. Sì, ti posso attaccare, posso arrivare alla Jakuten. 2, 4, 5. Quindi 5 crest. E arrivo uno. E con un attacco la Jakuten. Ci saluta anche lei, poverina. Ha fatto il suo lavoro. E poi passo. Le ragazze sono tutte... tiro dei livelli 4. 4, due movimento e una difesa. Devo giocarla prima. Devo farlo prima questo lancio.
e andiamo all'attacco. Posso evocare e una difesa e vado ad evocare allora il mio ultimo mostro, che è posizionato qui ed è il mio asso nella manica, il drago bianco occhi blu. Molto bene, ora mi sposterò. Mi sposterò. Allora, il tuo ha ancora 20. Sì, ha tutto. Sì, lei non è stato pieno, pieno. L'ho solo spostato senza fargli danno. A questo punto, quanto mi serve? 4 più 4. Cavolo, non ci arrivo. Eh sì, 8 movimenti. Cioè, 8 creste. Passo. Ok, tirerò da 4. Faccio una trappola, dai. E un attacco che non fa male. Scusa, due trappole. Sì, vabbè, anche se era una. Non se vuoi, pago problema. Due adesso. A esatto. Meno che tu adesso mi faccia 3 di movimento. Ti tiro ancora da 4. Vai. 2 di movimento. E 2 difesa. No, 2 difesa no. Ottimo. Questo non ci voleva. Scegli tu. Difficile. Ti avvicini o scappi? Mi avvicino al di 3 movimenti. Sì, perché è meglio 3. Eh beh, però ti sei messo in una brutta posizione, posso dirlo. Allora, giocherò. Mi devo allontanare da quel cavolo di drago. Se tu hai tanto movimento, cioè, se no. Sì. Livelli 2, faccio un po' di attacco. Puoi evocare? Ah, non ci posso evocare, effettivamente. Se giocassimo con 12 o 13 mostri. 2 di magie, che non servono più. 2 di attacco, niente. E niente, allora io mi sposto di 1. Ok. E mi sposto di 3, quindi pago 4. Attacco con uno e attacco con l'altro. E attacco con Crawling Dragon, penso. Uso una difesa. E allora attacco anche con Ginzo, e uso che è sempre 10. Ah, ok. Quindi ti difendi. Termino. Ok. Tiro da 4. Due movimenti. Va bene, trappole. Ritiro ancora da 4. A fine video faremo vedere i due errori che hanno fatto entrambi i nostri giocatori, visti dal judge esterno alla situazione. Ma siamo presi. È diverso giocare. Guarda che non è facile. Vai, ma bisogna sempre pensare. Vai. Perché sennò non finisce più la partita. Due difesa e trappola. Due movimenti. Vabbè, ma difesa sì, ci sta. Trappole non le giochiamo più. Cioè, un'ora di partita, cioè, impegnativo. Ma io non sono stanco, però. Ok, mi muovo di 4. Ti può sfuggire qualcosa. 1, 2, 3. 4, 5 te ne servono. E 4, sì, sì. Ah, ti sei solo messo dietro al mio drago. Esatto, ma ti attacco con il... A chi? Il tuo crawling drago. Ah, attacca il crawling? Sì, questo non un attacco. E tanto ho già 10. Se ne va... Dopo che mi hai buscato tutto il partita, campo, dopo una partita di MVP di questa partita, il Crawling Dragon stavolta. E poi potevi attivare l'effetto anche prima, tra l'altro, bloccare qualche altro. Sì, tra l'altro, potevo attivarlo un po' di volte. Attacchi a gogo, mi serve un po' di full. Sì. Serve, no, ma il movimento in realtà non mi serve. Vabbè. 2-2-2, posso evocare un 3. Molto interessante. C'è ancora un mostro da evocare in teoria. Tu non hai difese. No. E allora con Ginzo mi sposterò di 2 e ti attaccherò. Quindi faccio 10 di danno. E quindi c'ho 20 di vita, per cui ha 10. Passo. Bene. Allora. Ginzo è la carta finale. Mi spiace. Tira da 4.
3 attacchi. No, vabbè. Vabbè, però non ne avevi moltissimi, eh. 3 vai a 5 in realtà. Cosa 5? Paura, paura Yugen. Paura Yugen. magia attacco. Attacco che sono arrivato. Vabbè, ma non metterlo tanto attacchi, penso. Esatto. Puoi spostarti. Esatto, sì, attacco con attacco Gingo, ci saluta così. Malamente. E passo. Sono rimasti solo draghi. Sì. Bellissimo. Vabbè, draghi dominano. Volano, come faccio a... Il Blackland Dragon è per fortuna che non ha volato in questo caso. Forse volare è bello, sì. Ma è... pesante. È pesante. 2-2 e 2 di movimento, non male, però vale come 1 ormai, 2 di movimento. Niente, qualche attacco. 4 attacco, sì. Niente, passo. Ok, tiro ancora da 4. Tu non hai movimento. Sì, infatti sto aspettando. Finisci Miyugi. Una difesa. Non ce la faccio più. Sì, è una tattura anche per fammi me. Fuori penso. E basta. Anche un attacco, scusa. Ti bastano 2 attacchi. Se io faccio 10 di movimento in questi 2 turni. No, 2 movimenti. L'ha fatto, vabbè. Qui è una difesa. Pure le difese immunitarie. Segniamolo perché le trappole, onestamente. Quindi mi muovo di 1. Del draghetto e vado a 2 di danni del Monster Lord. Okay. Va bene. Vai. Proviamo un po' di livelli 4. Ups. Trappola magia non ci interessa, vediamo solo cosa esce perché quanto se sono non belli, esce 6... quanto sono belli il drago nero e il drago bianco. Niente. Bloccati là, sono stati evocati bloccati. Finisce così la partita. Però aspetta, fammi fare almeno il suo turno. Fammi fare esatto. Vabbè, però è finita. Tiro comunque. Dai. Vabbè dai, ritiro 2 volte perché è la regola. Mossa dello zombie efficace, dai, ha fatto danno subito. E uso l'ultimo, uso un crest di movimento e ti attacco il Monster Lord e finisco. Un crest di attacco, non di movimento. Di movimento. Un crest di attacco, non di movimento. Scusa. No, ho usato movimento. Sì, hai usato attacco, sì. Hai usato attacco, ma hai detto 3 volte movimento. Ah, movimento, ok. Allora, no, aspetta, l'errore gravissimo da parte gravissimo. Di da parte di Yugi aver messo qua questa e non averla messa qua. Lo so. Primo, secondo, quando il nostro Yugi ha fatto questo errore, il nostro setup poteva giocare questo qua e con un po' di movimento arrivare a lui a ucciderlo e poi andare al Monster Lord. Perché bastava andare lì e lui sarebbe un po' dovuto tornare indietro con i suoi mostri al posto di venire in attacco. Non penso sarebbe tornato comunque indietro. Beh, tu avresti comunque difeso. Comunque potevi attaccarmi, non so perché non l'hai fatto, ma potevi attaccarmi con il... Perché c'aveva... Hai la difesa, vabbè, la difesa era per accelerare. Perché però vabbè mi faceva... spendevi una difesa. Però vabbè, era sempre comunque... Spendevi una difesa ed era comunque perso il turno dopo, non aveva senso. E sarebbe stato da mettere qua il mostro. Sì, forse poi, quello fosse stato un po' l'errore più. E poi secondo me il nostro Yugi non si è messo a evocare. Il nostro Yugi non ha erano evocato. Erano esattamente davanti, si guardavano. Il nostro Yugi non ha evocato la macchina perché non tirava più dadi 3. Se è focusato sui dadi 4. E se tu tiri 4 non puoi fare i 3, quindi devo evocare là dietro, ma non serviva più, ormai era questa la partita. Sì, dovevo fare più prima. La mia discolpa, posso dire che anche giocandolo qui servivano 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vabbè, ma se lanciavi i dadi da 2... Non avevo difesa. Va bene. Dovevo attaccare quello lì, che comunque può attaccare i volanti, ma penso che abbia poco e l'avrei, dovevo usare l'avrei un, distrutto con un attacco. Crest. Sì, ok. E però sarebbe arrivato prima lui, al 100%. Vabbè, non è detto che dovevi lanciare i dadi giusti e... Mi sarei dovuto preoccupare di avanzare col drago bianco. Sì, è stato un po' il... Lanciavi i dadi 2 per fare due per delle cose. Sì, ma... Vabbè, no, di livelli 4 anche, però vabbè. Meglio, sì, però meglio. Vabbè, ma diciamo che abbiamo capito che alla fine i draghi son fortissimi, però sono troppo pesanti. Sì, cioè, non devi esagerare. Cioè, dico, l'anatema ha fatto il suo sporco dovere, ma poi dopo, praticamente dopo aver ucciso il Mighty Mage,
è rimasto lì perché era un po' in una situazione del cavolo. Sì, ma in quel momento lì abbiamo sbagliato. Io ho sbagliato a lanciare i dadi sicuramente quando c'era quel marasma lì. Esatto. Dicendo, però è anche difficile ragionare, poi dipendeva anche da quello che usciva a te il turno dopo, perché giustamente a te è uscito tanto movimento in quei momenti. E io un po' sono andato a cercare la fortuna, giustamente. Secondo me, anche col Mighty Mage, l'aver posizionato questo qua, sarebbe stato più utile posizionarlo un pelo più avanti, perché qua facevi fatica a mettere cose. Era perché pensavo di averla già chiusa così. Sì, certo. Solo che gli è uscito tanto movimento, perché e a me non è uscito più così tanto a... Anche le difese. Se avessi avuto le difese per il Death Guardius... Per il Death Guardius... Lì avrei preso A sua morte, facciamolo vedere, a sua morte avrebbe potuto prendere il mostro dell'avversario e giocarsela diversamente. In quel caso non avrei neanche attaccato il Gaia, avrei preso il Gaia da 40 di vita, 20 di difesa. Facciamo vedere anche i tank che si sono affrontati fino all'ultimo sangue, se hanno sangue questi cosi. Fortissimi. La macchina no. Li butta più giù. Però comunque c'è stato lo scontro Zombira. E Zombira che ha tolto il primo cuore comunque. Zombira è stata una mossa un po' azzardata. Sì, no, però è stata una mossa astuta. Certo, sapendo come sarebbe finita, è stata una mossa astuta, altrimenti è stata un po'. Sarebbe stata una mossa. E ho sfruttato tanto il fatto che avesse tanta di vita. Alla fine. Se avesse avuto tre difese in più in quel momento in cui eravamo al centro, avrei vinto. Perché parlavo di Mighty Mage in qualche modo. Ma io me la credo parlavo di Kairi Ushimi, parlavo di Death Guardius. E credo di essermi sentito abbastanza in difficoltà quando evocato il Death Guardius, perché comunque è fortissimo. Però il fatto che poi ti ho costretto a usare tante difese per proteggerti. In questa zona qua dove c'erano tanti mostri, un po' mi è servito perché sono riuscito a distruggerti con il Gaia. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo a un altro video. Ciao a tutti. Ciao.